ben ritrovati a TGN speciale coronavirus, sono le 9:50 circa, in diretta con voi fino a mezzogiorno con tutti gli aggiornamenti di cronaca, gli stessi che troverete sul nostro sito www.telenord.it, aggiornato sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E adesso mi ha raggiunto in studio un altro ospite, Tiziano Pesce, presidente WISP regionale, vicepresidente WISP nazionale. Ecco, la problematica per voi dell'Unione Italiana Sport per Tutti è quello ovviamente di avere tutte le attività sospese. Sì, intanto grazie dell'invito, un'occasione per noi importante, ecco, per fare contribuire, ecco, a fare un po' di chiarezza anche rispetto al mondo dello sport, il mondo dello sport dilettantistico di base, il mondo dello sport amatoriale. Ovviamente come WISP, essendo il più grande ente di promozione sportiva e sociale del paese, l'attenzione è altissima perché, come vado proprio sottolineando in questi giorni, ovviamente a maggior ragione per un'associazione che fa dello sport da ormai 72 anni come aspetto centrale della prevenzione sanitaria, della promozione della salute, importantissimo in questi giorni ovviamente ragionare e seguire ovviamente tutte le prescrizioni che arrivano dalle autorità competenti, quindi massima attenzione ovviamente alla tutela della salute dei cittadini, in questo caso dei nostri praticanti, dei nostri tesserati, che solo che nella nostra regione in Liguria sono oltre 65.000, parliamo di un movimento che coinvolge quasi 1.000 associazioni e società sportive dilettantistiche. Quindi in questi giorni è alta ovviamente l'attenzione dei nostri comitati, dei nostri operatori per quanto riguarda supportare il supporto ai nostri tesserati e alle nostre associazioni rispetto a tutti gli adempimenti da seguire. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'altra sera, del 4 marzo, sono state date prescrizioni diciamo molto nette rispetto di fatto alla sospensione delle manifestazioni, delle competizioni, o meglio le manifestazioni, le competizioni, quindi tutte le attività appunto agonistiche, compresi gli allenamenti con gli atleti agonistici, si potrebbero svolgere però con sostanzialmente, potremmo dire di fatto, la presenza di personale medico. Anzi, il decreto parla proprio che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, attraverso proprio personale medico, devono garantire appunto la tutela della salute dei praticanti e diciamo di mettere in atto tutte le prescrizioni. Ovviamente noi abbiamo sollevato con il nostro presidente nazionale Vincenzo Manco nella giornata di ieri un grido di allarme, un appello alle forze di governo perché in qualche modo questa norma venga rivista. Ovviamente è una norma probabilmente ragionata più che altro sullo sport professionistico, comunque su tutte quelle attività che già prevedono all'interno delle compagini diciamo societarie personale medico. Non lo è ovviamente per la stragrande maggioranza delle associazioni e delle società sportive che arrivano sino a coinvolgere sostanzialmente semplici gruppi di amici, gruppi di colleghi di lavoro. Noi abbiamo fatto un calcolo solo che nella giornata di ieri, quindi prima giornata del provvedimento, in Liguria avremmo dovuto avere 40-50 medici su altrettanti campi impianti sportivi dove giochiamo attività di calcio, di pallavolo, di pallacanestro e queste sono le attività che svolgiamo tutte le sere anche infrasettimanalmente, senza pensare poi alle attività che noi svolgiamo e nel fine settimana, pensiamo soprattutto al grandissimo movimento delle ginnastiche che mette insieme migliaia di tesserati. Quindi ecco, c'è questo tema, poi unito anche ad altri, noi chiediamo anche diciamo attenzione, in questo caso sicuramente un'altra attenzione che deve porre il governo, ma pensiamo che anche le istituzioni pubbliche locali a partire dalla regione dovrebbero far sentire un po' ecco il peso di un movimento che potrà avere, che avrà purtroppo grossi problemi a partire dalle prossime settimane anche di diciamo sugli aspetti economici, perché c'è una giusta attenzione da parte appunto delle istituzioni a tutto il comparto delle imprese, si parla di ammortizzatori sociali, si parla giustamente di sostegno, esatto, anche alle famiglie, pensiamo a tutte le famiglie che in queste settimane hanno i figli a casa da scuola. Però, e dalle attività. Esattamente, insomma, dovrà esserci una grande attenzione però ecco anche a questo, perché pensiamo per esempio al movimento delle associazioni sportive dilettantistiche di base che possono in questi giorni, ovviamente seguendo le raccomandazioni che ormai conosciamo tutti e il metro di distanza da
tenere diciamo, tra le persone nelle attività, però potranno continuare invece e hanno riaperto sostanzialmente tutte le palestre, le piscine, i centri sportivi per le cosiddette attività sportive di base, le attività motorie in genere, però c'è tutto un sistema che si regge da una parte su tanto volontariato, e meno male che sia così, ma soprattutto poi su tanti istruttori, tecnici, allenatori che hanno, diciamo, contratti di collaborazione, potremmo chiamarli atipica, contratti di collaborazione sportive, quindi diciamo comunque impegni di lavoro, perché dobbiamo parlare di lavoro sportivo, ma precario, e ovviamente queste persone, se non vengono coinvolte nelle attività, non possono lavorare, diciamo, diventa ovviamente questo un problema di sostentamento proprio del nucleo familiare delle persone. Ovviamente il decreto impone queste regole, impone anche fra virgolette il divieto, lo mettiamo fra virgolette, di assembramenti, e ovviamente questo legato allo sport, lo sport a livello così amatoriale è sicuramente un danno anche a livello, insomma, psicologico, per quanto riguarda la nostra abitudine anche, insomma, tutta italiana, di, insomma, praticare sport, di stare insieme, perché come dicevamo c'è tutto intorno, che gira tutto intorno allo sport. Cioè, assolutamente, ti ringrazio di questo spunto, perché ovviamente in questi giorni stiamo appunto ragionando più sul fattore, ecco, dell'emergenza, sul comunicare, ecco, correttamente le sospensioni, le disposizioni, però questo è un tema assolutamente importante, quindi diciamo, io a noi tutti, diciamo così, a me per primo piace lo sport agonistico di livello, a noi tutti piace vedere lo sport appunto, che sia calcio, che sia una altre discipline, i campionati mondiali, le Olimpiadi, però ecco, c'è un mondo che è proprio quel mondo dello sport di base. Esatto. Che tutti i giorni contribuisce a tenere, come dire, coese le nostre comunità, che contribuisce a sostenere le famiglie nell'educazione dei propri figli, che anche sostiene anche i meno giovani, quindi sì, tutte le fasce di età, e che è proprio quel mondo, ecco, anche di attività sportiva, che non solo fa bene, diciamo, al corpo, al fisico, che fa bene anche, come si dice spesso, alla mente, e che quindi, diciamo, ormai è un ingrediente fondamentale, non solo, esatto, di un'attività che fino a poco tempo fa poteva essere considerata, senza nulla togliere, più un'attività, ecco, di dopo lavoro, di tempo libero. È lo sport di base, come piace definirla noi, lo sport sociale, lo sport di cittadinanza, tutti, come diritto, brava, lo sport per tutti, è diventato negli ultimi anni un vero e proprio progetto di vita. Assolutamente. Per cui, ecco, c'è anche questo aspetto. Quindi da un lato giustamente seguiamo tutte le prescrizioni, però ecco, l'appello alle forze di governo, agli amministratori pubblici, ecco, se fosse possibile, diciamo, chiediamo questo, di mettere ancora più attenzione, ecco, a questo valore, e a pensare che le nostre comunità, le nostre città, i nostri luoghi. Pensiamo poi alla Liguria, che non ha solo centri urbani, ma un entroterra fantastico, ma che si regge molto spesso anche veramente sul volontariato, sulle associazioni di base, sui circoli, diciamo, del paese, sulle associazioni sportive. Ecco, mettiamo sicuramente con indicazioni anche normative e legislative che siano le più chiare possibili nelle condizioni, ecco, di continuare a poter far svolgere e a poter praticare attività sportiva. Anche perché si dice spesso che lo sport salva la vita, in alcuni casi è proprio così, e in questo momento, e questo lo diciamo perché sia io che te non abbiamo mai visto, e molti altri, direi quasi tutti, non abbiamo mai vissuto un'emergenza del genere, quindi anche la sospensione delle attività sportive, fa parte di tutto questo pacchetto di prevenzione nel quale siamo entrati. Però noi stiamo parlando spesso degli effetti non solo economici, ma anche psicologici e sociali che questa emergenza coronavirus ha nel nostro paese e su di noi. Beh, potremmo dire che per esempio la cancellazione di tutti gli eventi sportivi, della possibilità di stare insieme e praticare sport, sicuramente è una di quelle cose, così come la chiusura delle scuole, che insomma ha influito parecchio sulle nostre abitudini quotidiane. Assolutamente, pensiamo appunto ai più giovani, ma non solo, per un'associazione
come l'UISP, che promuove attività veramente per tutte le fasce di età, l'impatto, ecco, è importante, proprio come dicevi giustamente, sulle abitudini delle famiglie. Pensiamo, ecco, ai più giovani. Noi abbiamo decine e decine di migliaia di associati fra, diciamo, la fascia di età fra i 5 e i 16 anni, quindi la fascia che ricopre la scuola, diciamo, l'età della scuola elementare, della scuola media inferiore, sostanzialmente tutti i ragazzini e ragazzine che ogni giorno, finita la scuola, passavano ore del proprio tempo in attività sportive, per cui l'impatto è veramente importante, e pensando, ecco, allo sport sostanzialmente come anche terza agenzia educativa di questo paese dopo la famiglia e la scuola. Quindi, ecco, quando si parla di sospensione di attività sportive dovremmo tutti aver presente proprio questo aspetto che giustamente in maniera molto precisa sottolineavi. Ecco, ma vedi, guardando il bicchiere mezzo pieno, quindi sperando che fra, supponiamo, una quindicina di giorni possa tornare tutto come prima, cosa cambierà ricominciando? E soprattutto, quali sono le cose però che avete in programma, che ci sono ancora da fare? Sì, intanto noi ovviamente in questi giorni, come dicevo in apertura, stiamo dedicando, come è giusto che sia, molto del nostro tempo, molto del tempo dei nostri operatori all'interno dei comitati, dei settori di attività, veramente per essere al fianco del nostro movimento, delle nostre associazioni, delle nostre società sportive di base, perché soprattutto nei primi giorni, diciamo, un po' di provvedimenti non troppo coordinati fra il governo centrale e le istituzioni locali le abbiamo viste. Oltre a questo, ovviamente, noi continuiamo il nostro lavoro di programmazione. L'augurio è per tutti, ovviamente al di là dello sport, che questa emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile. Abbiamo di fronte, diciamo, l'inizio di una stagione della primavera, che per noi è veramente, l'abbiamo sempre chiamata la primavera dello sport per tutti, con grandi iniziative. Entriamo poi in quella che sarà la fase, diciamo, finale di tutte le attività di campionato, di manifestazioni competitive. Ovviamente ci saranno, diciamo, ci sarà la necessità, l'obbligo di riprogrammare alcune attività, alcuni calendari, quindi probabilmente, ecco, però troveremo sicuramente le soluzioni con i dirigenti delle nostre associazioni. Sicuramente, ecco, giustamente, vedendo il bicchiere mezzo pieno e volendo essere ottimisti, gli sportivi lo devono essere per definizione, forza, diciamo così, pensiamo, ecco, che da questa situazione, da questa emergenza possa, ecco, ripartire uno, come dire, lo vorrei chiamare così, il rilancio di uno spirito civico che ci riveda veramente a dare il giusto peso ai veri valori della vita, ai veri valori della famiglia, ai veri valori, ecco, dello sport di base, proprio come promozione di diritti. In questi giorni, Gioco Forza, ci siamo, come dire, per chi magari ha qualche anno in più, quando studiavamo educazione civica a scuola, ecco, ci siamo riappropriati in questi giorni di, forse, ecco, abbiamo fatto un esercizio di, per riappropriarci di un po' di tanto buonsenso e anche di quei valori, ecco, che a noi insegnavano non solo le nostre famiglie ma anche a scuola quando avevamo i testi di educazione civica, a partire dalle norme anche più elementari. Questi giorni anche le raccomandazioni, ecco, giustamente del governo, del Ministero della Salute, se vogliamo, sono veramente raccomandazioni. Potrebbe anche non essercene bisogno, se tutti. Invece è stato importante, perché invece probabilmente, per usare un eufemismo, ce n'era bisogno. Ma ecco, io segnalo anche questo, sempre dal punto di vista, diciamo, della positività, del movimento anche sportivo. C'è stata in questi giorni una grande condivisione delle scelte adottate, dei provvedimenti adottati. Diciamo che la rete associativa, ecco, perché poi di questo si parla in questi giorni, è diventata una rete associativa ancor più coesa, e veramente i nostri tesserati, i nostri dirigenti, i tecnici delle associazioni hanno capito questo e sono pronti ovviamente a ripartire con ancora più slancio. E quindi proprio, ecco,
prendiamo un po' come una sfida, visto che nello sport un po' le sfide la fanno da padrone, la sfida che anche nel mondo dello sport per tutti, questa emergenza possa insomma anche riscoprire qual è il valore proprio dello sport come aggregazione, come stare insieme, cose che in questi giorni vedi, si dice, no, che le cose poi ci si accorge dell'importanza quando non si hanno più. Assolutamente, lo sport veramente come valore aggregativo, come valore sociale a 360 gradi, proprio come socialità, come incontro. Ma in questi giorni, parlando con tanti dirigenti, anche con tanti genitori, con tante famiglie, ecco, un aspetto che viene a mancare è proprio quello che tante famiglie sottolineano, come soprattutto parlando di attività giovanili, i propri figli, i propri ragazzi, o parlando con nonni, quindi i propri nipoti, ecco, manchi l'attività, esatto, l'attività sportiva. Bene, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, ringraziamo appunto Tiziano Pesce, presidente regionale UISP e vice presidente nazionale. Grazie UISP. A voi, bocca al lupo per il vostro lavoro e grazie veramente perché il vostro lavoro comunicativo in questi giorni come non mai è preziosissimo anche per far passare le corrette informazioni proprio al mondo sportivo. Tra l'altro Telenord è un emittente che eccelle su tanti settori e soprattutto anche su quello della comunicazione delle attività sportive di livello, ma nelle vostre trasmissioni a partire da TGN Calcio, come dire, mettete in evidenza sia lo sport professionistico che lo sport di base, quindi ancora un ringraziamento per questo e poi siete al fianco del Visp da tanti anni, quindi grazie. Grazie davvero e adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, rimanete con noi.